Sono Suor Teresa Cristina e sono una suora della Casa della Carità qua di Piacenza, quella casa che è in vescovado, che aveva voluto Monsignor Monari e che è nata nel 1998 appunto per sua richiesta e volontà. Le Case della Carità in realtà sono nate nel 1941 in un paesino sperduto della montagna di Reggio Emilia, tra Reggio e Modena, e da un parroco che con la sua parrocchia si è interrogato come dare continuità alla celebrazione dell'Eucaristia. La messa non può rimanere un rito chiuso in se stesso, ma deve continuare nella vita e soprattutto nell'incontro e nel servizio con i fratelli più piccoli. Quindi, domandandosi queste cose, naturalmente in un contesto molto particolare perché era il 41 in piena guerra in quelle zone sperdute, però sono riusciti a dar vita a questa piccola comunità che accoglieva i più poveri e questa esperienza si è poi diffusa prima in altre parrocchie della diocesi di Reggio, poi un po' in altre zone dell'Emilia Romagna. Quando Monsignor Monari venne a Piacenza, disse, ci chiese di poter parlare con la sua nuova chiesa, con la chiesa che gli era stata affidata, di questo dono che lui conosceva e di vedere se era possibile per la chiesa di Piacenza e per noi farci incontrare. E così è stato, quindi sono arrivata appunto quando questa casa è stata aperta. La mia vocazione è nata in un contesto molto classico di vita di parrocchia. È appunto una parrocchia di Correggio, della Bassa Reggiana, e fra le varie attività che si proponevano i giovani c'era proprio quella di andare a frequentare e portare un servizio in questa casa che era lì vicino, che era una casa della carità. Quindi ho conosciuto questa casa e cosa ho trovato in questa casa? La cosa che mi ha colpito di più era un Vangelo vissuto, un Vangelo vissuto con radicalità, insomma, questa vita condivisa fra vocazioni diverse, perché c'erano le suore, ma c'erano anche tanti giovani, allora c'erano obiettori di coscienza, poi c'erano ragazzi di un po' di tutta la zona, c'erano delle famiglie, insomma, c'erano delle persone anziane, quindi e diverse vocazioni che si ritrovavano insieme per mettere al centro Gesù nella preghiera e nell'incontro con Lui nei più piccoli, e in un modo anche molto molto radicale che adesso un po' abbiamo perso secondo me, però parlava molto, ha parlato molto alla mia vita e quindi l'ha interrogata e il desiderio di vivere il Vangelo con questa totalità e questa pienezza mi ha spinto a partire, ero molto giovane e quindi con l'entusiasmo proprio tipico dei giovani mi sono lanciata in questa avventura, con forse poche consapevolezze, ma il Signore non sta lì a fare tanti ragionamenti, sì, bisogna, cioè, è l'attrazione, è l'incontro con una persona che prende il volto di tanti piccoli, per me ha preso il volto di tanti piccoli, nel senso persone disabili, malate, con delle difficoltà molto molto grandi, e mi ha attratto, mi ha conquistato. E questo è un pochino l'inizio della mia storia. Poi la mia vita si è un pochino dipanata fra altre case della carità, e soprattutto qua in Emilia-Romagna. Ho avuto anche la fortuna di conoscere e di andare per delle brevissime esperienze nelle case in Madagascar e in India e in Albania, che sono state appunto nate sempre nello stesso modo nell'incontro fra queste chiese. La vedo molto come un cammino, un cammino che ci coinvolge un po' insieme. Lo vedo come, più che aggettivi, verbi, appunto, il camminare, l'ascoltare, l'incontrare, il mettersi a fianco, mi viene un po' in mente appunto l'episodio dei discepoli di Emmaus che accompagna il nostro cammino di chiesa quest'anno. Ecco, tutto quello che è successo in quell'episodio mi sembra che caratterizzi la vita di ogni cristiano e ha caratterizzato anche la vita
di questi anni, anche fatiche, tante, soprattutto ultimamente tante, perché la situazione è cambiata molto rispetto anche semplicemente agli inizi di 25 anni fa. Ma comunque sì, è la vita che comunque si mette in movimento e che ci fa incontrare e ci fa avere dei momenti di fatica, di buio, ma anche apre degli orizzonti nuovi. Dentro queste fatiche, se si ha la pazienza di aspettare, si aprono vie diverse da quelle che potevamo immaginare. Io questo lo sto sperimentando qua. Che segno continua ad essere la vita consacrata? Penso che l'incontrare delle persone che accolgono un invito, che noi diciamo che siamo donne attratte dall'amore, la nostra definizione. E quindi abbiamo incontrato un volto e questo volto ci ha attratto. Ecco, però questo non può essere una caratteristica solo nostra, è la caratteristica di ogni cristiano. Quindi la vita consacrata è un invito a vivere il battesimo, a vivere la vita nella sua pienezza, perché la vita nella sua pienezza non è fatta di cammini lineari e tranquilli, è fatta di tante situazioni, le più diverse, ma proprio per questo riempie, dà senso, stimola, fa andare avanti. Ecco, noi consacrati penso che non dobbiamo fare nient'altro di diverso di quello che fanno tutti, se non cercare ogni giorno di ricordarci che è quello il senso della vita, è quello il senso dell'essere al mondo, è quello la spinta che ci permette di affrontare le situazioni di ogni giorno. Io sono Maria Teresa, Suor Maria Teresa, sono qui da un anno con Suor Teresa Cristina e Suor Gianna e sono contenta di essere a Piacenza e sono nativa di Bologna e sono nata tanti anni fa, infatti ho 57 anni e dopo il liceo ho fatto il liceo classico, poi mi sono avvicinata alla realtà delle case della carità, in particolare alla Casa della Carità di Borgo Panigale. E qui ho potuto conoscere alcune sorelle e la vita di famiglia che facevano con loro. E la cosa che più mi ha affascinato è stata proprio vedere la condivisione di tutta la giornata delle sorelle con persone diversamente dotate, diciamo così. E la vita di famiglia con loro però già da subito, fin da quando ero giovane, mi ha fatto gustare la vita nella sua bellezza e nella sua pienezza e soprattutto ciò che mi ha affascinato molto è stato imparare dalle sorelle e dai laici che frequentavano la casa la possibilità di vivere in un modo diverso, e mettendo al centro la preghiera, la parola di Dio, imparare dalla parola e anche dalla vita concreta delle persone ad accogliere i piccoli e poi ad accogliere noi stessi, ad accogliere tutti, non secondo un atteggiamento di efficientismo, diciamo così, o di arrivismo, per cui considerare le persone per quello che possono dare, ma imparare a considerarle per quello che sono, trovare in loro delle caratteristiche, dei giacimenti, diceva il nostro fondatore Don Mario Prandi, di tenerezza, di amore, di pazienza. E penso che questo sia ancora un annuncio grande che possiamo dare e che tutti in realtà hanno la possibilità di dare. Ad esempio il condividere il pasto insieme, raccontarsi quello che si sta vivendo, raccontarsi quello che si è fatto durante la giornata, insieme incontrarsi intorno alla parola per trovare una luce in quello che si è vissuto. Ecco, questo è quello che ha affascinato me personalmente. E poi anche sono rimasta affascinata dalla spiritualità carmelitana, infatti noi siamo carmelitane e le carmelitane, le sorelle del Carmelo di Piacenza testimoniano questa ricerca di Dio nella preghiera
però anche da loro impariamo come Gesù non abbia scelto ricche vesti o sapienza umana per presentarsi, ma Gesù ha scelto di essere in mezzo a noi nella povertà. E quindi io ho imparato nelle case a contemplare Gesù nelle persone sofferenti, nelle persone più piccole. Io sono stata fortunata, quindi ho incontrato una bella famiglia, una bella congregazione. E ecco, questo cammino di purificazione dei sentimenti è un cammino che mi piace molto, che mi motiva molto il superamento di me per imparare ad ascoltare e ad accogliere gli altri. Questa è un aspetto importante della mia vocazione. Ecco, poi ringrazio ancora il Signore perché la famiglia a cui appartengo, la Congregazione Mariana delle Case della Carità, ha fatto anche un cammino comunitario. Stiamo facendo un cammino comunitario che mi motiva molto. Ecco, un cammino di riconciliazione, perché è normale anche trovare delle difficoltà, no, tra di noi, come in tutte le famiglie, e anche per trovare un modo più attuale per vivere il Vangelo, per avere delle relazioni positive. Ecco, quindi io invito tutti a credere che possiamo superarci, possiamo superare i nostri sentimenti negativi, che ci sono, però possono, anche questi sono un'energia che possiamo trasformare nel Signore o credendo nell'amore per donarci di più agli altri.